Ecco qui un'altra Instamatic, questa con caratteristiche uniche e tutte sue. Allora, l'Instamatic 28 è una fotocamera della Kodak che è uscita nel 1972. Perché vi ho detto con caratteristiche tutte sue? Perché è l'unica della Kodak a non avere il flash, cioè non c'è la possibilità di inserire il flash, quindi potevi soltanto scegliere se fare le foto in due condizioni, vedete, o con il sole o con il cielo coperto. Questa opzione ti dava la possibilità di settare sostanzialmente a un quarantesimo di secondo con cielo coperto, a un ottantesimo di secondo con giornata soleggiata. Anche questa macchina fotografica si caricava con la rotella, questa qui, girando qui, e si scattava premendo questo tasto. Io ora non lo sto facendo perché ho avuto la fortuna di trovare questa macchina sulla bancarella con un rullino originale e quindi sostanzialmente andrò a utilizzarlo all'aperto per fare delle foto che poi porterò a sviluppare. Però di fatto questo mi dà la possibilità di spiegare un'altra cosa, di spiegare come si visualizzavano le foto. Vedete, sostanzialmente premendo, questo tipo di rullino aveva la parte che, non, che dava verso l'obiettivo impressionabile, quella dietro coperta con questi numeri che a scorrimento ci facevano vedere quando arrivavamo alla fine del rullino. Il rullino che vedete all'interno è un ISO 200 che poi porterò a sviluppare per farvi vedere i risultati. Ecco qui quindi un'altra Instamatic, speriamo insomma di poterle mostrare tutte.